finisci, non è fatto male, non c'è drago! Buono, Mustafa, buono! Accuccia! Filippo, ma avessi di ma chi lo fa il feste e fa tutto quanto? E poi perché avessi arangolo proprio a buchi? Ma che siete, un gatto, un lupo? Che siete? Ah, nene, tu vuoi fa fare tutto questi ragionamenti con la cane? Sono uno che si mette paura dei cani, questo è tutto. E che la gente? Assettatelo. I spanno su poche bucate e poi scende a papà. Spanne, spanne! Intanto io mi respiro un poco di questa bell'aria di Rocca Letizia, oi! E levo la gambatella, Usti figlie! Ma che so? Muschilla, formicola, commica muzzicata ca ecla! E levo l'orecchipetto, Ma so cos'è, mazzo, vuoi faccio pure io, so? Ma scalzoni! Imbecilli! No! Ma che state combinando? Paolo non è il prete, padre! Il prete? Chiedo scusa! Ho scherzato! Il prete? Bestia, animale! Ti che scioglio la rugola! No, quello fa! Mustafa! Mamma, ascitano poco voi, caffo! Meglio che c'è mamma che Mustafa! E vado vostro, so tutta poco luna! Ammazza, ci può amare! Mamma, ma raccomando, non dicite male parole! No! Figli di un poco cadau! Filippo, voi state qua? Ecco, me non fate niente! Gesù, che c'è a poco? Aspettate! Qua oggi c'è stato un maresciallo di pubblica sicurezza! Ma sta su maresciallo, ne? Va già a fare stare tutto quanto! Sì, ma che... Ascite! Fatemi vedere, No, ma pure ti chiama Italia no! Chi non te ne prende? Hai visto? Chi stai guai? È guai passato! Ah, e tu non piangere sempre, ma che hai fatto un giorno a mamma? Lui casi malato e qua dobbiamo morire, in mezzo alle paste nacche! Ma io la giurita a te e a papà! Me ne voglio a Milano, voglio a fare cammarera! Guardate, guardate! E te che hai mezzo di portare a fare cammarera a Milano! Ma potesse partire solo! Ma non Filippo avete sentito sola! Sento, ma sempre con malasse del mio Gesù! E Gesù, io non so di che parlate! L'ultima volta che sono venuto qua è stato 7 mesi fa! In 7 mesi si può concepire un figlio e sgravarlo pure! Ah no, Filippo, girate la chiavetta, qua figlio non ce ne sta! Chiama mamma, va! Fa una bella tazza di caffè a Filiberto e sveglia papà. Dallo caffè ieri sera, mamma. Buonanotte, mangiamo. Io vi voglio bene, vi stimo come fosse la famiglia mia. Guardate, questa volta sono venuto con la valigia a presso, io. Filippo, è perché avere in casa, no. Pasqua! Vieni a pure il regalo da portato Filiberto. Ma veramente, Filippo, non era il caso. No, lo so, no. Onaliano, forse non avete capito bene. Cadendo c'è sta roba mia. Sono venuto a mostrare la sommana con voi. Ca? Pasqua, vieni a prendere il regalo, mi è arrivata a Napoli. Ma chi è arrivato? Ma si può sapere che Filippo, tu campa ancora, Filippo? Io,
mai sfatti che fai le cose. Ci ha visto piacere con mio padre. Ah, visto, ti fa piacere. E adesso hai voglia di vedersene bene. Sì. Filiberto starà con noi qua una settimana. Bravo. Dice un regalo, dice un regalone. La gioia grande. Ah, assetto, da sé. Che piacere. Grazie, Pasquale, grazie. Pasquale, però parliamo da amici veri. Non è una gioia, è un fastidio. È un fastidio grande. Ma per poco tempo mai da sopportare. E pure voi, signor. Ma che stai dicendo? Dovete accettare questo rompimento di scatole come fosse che sacce un'opera di carità. Pasquale, è un fatto di orgoglio. Eh sì, tu lo sai, io vivo a Napoli con mia sorella, no? Lo sono appiccicato con marito. Ah, ma voi non ti preoccupate, sai che hai da casa tua. Grazie, padre. Mi dispiace solo che sia arrivato in un brutto momento. Caro Filiberto, la famiglia nostra sta attraversando un momento brutto assai. Brutto assai sta attraversando un momento. Ma scapero tu sai, i denari non mi tengo. No, ma guarda, no. Per carità, non si tratti, sai, ok? O cori e papà, o cori e papà. A fil del vecchio, mamma, vuoi incominciare la predica, eh? Caro Filiberti, non dormi più la notte. Dormo giorno per non mi incontrare con la gente. Ah, ma insomma che aspetti? Che quella si prende la lisciva, sì? E cambia. La lisciva massateranno a mia mamma e figlia massateranno. Tengo un nido a seccio, che ancora con questo. Ah, e prendi un po' di bicarbonato. Ecco. Gesù, ma non capisco, è un fatto così grave. Ma quando mai? Filippo, voi la vedete? Come? Mia figlia modestamente tiene un poco di avvenenza. E io non volevo, ecco, che questa grazia di Dio gli è sciupata, come è successo con me. Ecco, capisco. E la mia moglie mi ha detto un fietto, non so porco. Ma cavo porco. Filippo, io sono stata a Roma. Ah, bravo. Ah, si sente, sì. Come non so, sono stata a Roma. E la portai, no, per vedere di fare qualche cosa dentro al cinematografo. Ah, Madonna, a nome, la vita un regista. E a registrare i piedi si svergognava, dai. Insomma, adesso che fai capire, ah, che quella avesse fatto qualche cosa di male. No, per carità. Filippo, è quello, non la toccò nemmeno con un dito. Gesù, con che sa mamma Pries? No, no, non solo di questo. Quella era femmina, l'omosessuale. Meglio ancora, non li onoro. È comparso una volta solo, dentro a un film. Ma com'è comparso dentro a un film? Tu ce l'hai spiegato, Filiberto, com'è comparso? Ce lo spiego, chi ci vuoi spiegare? È comparso... Ah, ma roba. È comparso in altre ragazze, no? Che si facevano il bagno dentro a un lacchetto. A Nuro. A Nuro, con meno per mai là, dai, usa a Sant'Occhio e papà, là, dai. Gesù, Gesù. Gesù, Gesù. E come si chiama suo figlio? Filippo, si tratta di una cosa, manco di un minuto, come vi devo spiegare? Ah, voi il cimene non avete fatto, no? A Roma, là nel cimene, no, la prendeva un ciac davanti e un ciac di dietro. È meno male che andava a ciacchiare per tutto il mio. A ciacchiare, Pasqua. Pasqua, sì. Oh, Pasqua, ma come si chiama suo figlio? Ah, Filippo, io non parlo manco la lingua, parlo francese. Tu parli francese? Oh, eh sì, e quello tiene la doppiatrice. La doppiatrice, signora? È stata a Roma a Pocino Padova, non sapeva manco per la cimata. E che si ha ringraziato? Questa è la mia, tutto il paese adesso. Fosse stato in questo paese, fosse un po' siuto a brechi il lupo tendi. Hai capito? Ma tutto era un calenizio, conosce a mia figlia, a Nuro, come la fatta la mamma, non me lo perdo. Gesù, Gesù. E come si chiama, suo figlio? Filippo, ma tu volessi aprire fortuna, Filippo? Io, Pasco. E te la seconda volta che lo fai, non te la vorrei. Pasco, a come va a aprire, Filippo pornografico? E sento. Uè, ma quello pornocaccio. Ma come mangiavo gli alici pure io si mangiavo da casa mia si pigliava gli alici come un caffè vabbè quelle erano tutte novizie di un monastero che si facevano il bagno dentro a un lacchetto allora stiamo a posto si spogliavano santamente si spogliavano. Beh oggi si può fare di ragazzi insomma io l'ho portato pure col consenso tuo avanti hai da facesse parte di studio tu me l'hai fatto tornare a spogliare e che stavo presente io soprassetto mi facevano stare a me soprassetto
Quindi che lo piace capevacco del regista, non appena io entrai dentro a setta, no signora! No signora! Via 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 via! Noi qua stiamo girando una scena molto, ma molto osè. Non è che capevi il suo osè. Dice tu dottore, mi raccomando, fatelo oseare bene a mia figlia. E tu manco sai che cosa significa questo oseare, osè, no? No. Chi lo registra in coppa sai che si ma aveva lucato con tutto quanto. Chi teneva coraggio di parlare? Io fammi mettere scorni e fabbrica mia sala di guaglione soltanto ieri, capone. Chi mi pareva un cane arraggiato. Vabbè, andate via cosa. Non dovete lavorare con un cane arraggiato, lo faccio sentire più tardi, lo faccio. Ma scusa, ma non so fare arraggiato. Ma qua non so fare, quindi penso a parlare con la fidanzata di mia figlia, quella è promessa. Oh. Oh, bravo giorno, quello sta in Germania, è arrivato da un momento all'altro, che lo dico a chi lo vaglione, che lo dico. Un buono vaglione, proprio paese, un certo Giovannino del Prete, detto così gettare. Per via che piccolino frequentava i salesiani, acconciava le segge dentro alla chiesa. No, capito, si è affezionato ai segge. E mi dice che quando si appiccia che fa volare il segge. Oh. Una sera in un bar scassai 15 segge in capo a 3 persone. No, ha visto finta con il suo segittore. Ma quanto è bello. Quello qua sta nervoso. Questo giovane lavora all'estero, arriva oggi dalla Germania. Oh, e si mi va a trovare a me! Ehi, ma guarda, te hai sempre sto casino, sì! Vabbè, Vasca, allora vatti tu hai! Ecco! Sta Filiberto qua, oi, tranama! Io però tengo la bronchita cronica! Non preoccupare, che non batta a nessuno! Semmai chi li spara. Andiamo, vieni a parte lì, devi mettere in libertà. Grazie. Vieni a parte lì. Però fammi una cortesia. Attacco il pane. Hai paura del cane? Mi metto paura. Oh, quando stai con me, stai tranquillo, non ti metto paura. È l'unico scema che mi rispetti in dalla famiglia mia, l'unico, hai capito? A massimo abbaglio poco, ma poi si può mettere a cucciare tutto quanto, via, via. Lancia a maestrati, aveva guardato. Sì, bello, salito, ne sai portare, ma io... Ma ho bucato la caspandere fuori la cucina. Va, questa è la vita che ha fatto pure mamma tua, vedi? Bella, ma io me la già io a tu paese. No, famiglia, mamma, ma tu ne vuoi prendere una malattia? Ma non mi dà retto, falli schiattare, faccio la lingua in faccia a tutti qua. Vuole il suo cielo, ho potuto fare. Buongiorno, Leonor. Uè, Franci, buongiorno. E credi, è in un grasso. Sui passaggi, ci ho portato una regina roba fresca per Carmelina. Ma è bello, roba fresca, è piccola la mia vita. Grazie, quando sono quella mamma portata dentro, va? Ma che ne? Non parla, va io, non saluto. No. Buongiorno. Ma l'hai fatto qualche cosa? No, e mi sta bene, c'è vista. Ah, mi dispiace. Caccia la lingua, mamma, Oggi torno Giovannina figlia da Germania, ho capito? Ecco, ma non è bene che faccia allargato niente. Perché qualche cosa? No, niente. Te l'ha già voluto riccere. È stato buono. Arriva a corriere del 5, figlia mia. E me? Niente. È stata buona. A Roma e 5 si chiamano le 17, è un brutto numero. Frangè, ma tu mi hai riuscito qualche cosa? No, niente. È stata buona. Una cosa sola ti voglio ricciare. Oh, e chiamo Frangè, dimmelo sta cosa. Leano, io. E me tu. Niente. Stata buona. E se io bello dei paesi, si trova la roba fresca, la roba genuina, tutta nato sapore. Filippo? Filippo, ma voi quando vanno tornate a Napoli? Per due ore che mi ha zuppato. Filippo, ma io non me ne potesse venire a casa da sola vostra per 5-6 mesi? Gesù, chi non me l'hanno cacciato a me? Filippo,
Filiberto, mi confido con voi come se fosse la preda. In segreto di confessione. Addirittura. Parla, figliola. Ah, è ghiamme, non pazziato. Che sa? Filiberto, sono incinta. Oh. Aspetto un bambino, io vado, non mi voglio sposare. Un bambino? Badate, mamma e papà non sanno niente. Ma non era femminello uomo sessuale? Ma che c'entra? Che le è successo qua un mese e mangio? Ah, come? Quando siamo tornati a lui? Ho capito. Filippo, aiutatemi voi. Ma lo so, ma che posso fare, figlia mia? Se non è una manisca ci posso parlare, che saccio, sotto forma che fosse un compare. Nuzia, va, forse è meglio Nuzia. Willow Kiss, l'avvocato Panese. Ah, mo ci parli. Avvocato Chianese? Panese, io sono l'avvocato Panese. E io sono lo zio di Carmelina, Trasit. Io? E ascite voi. Avvocato, parlammo seria. Non ne ho vero niente, non è mio zio. Avvocato, lo dico una volta. Io aspetto un bambino. E aspettalo buono, non da muovere. A vista venire non da trovo. Aggiungami no, Diva. Voi forse vi divertite a fare la parte del macciazzone. Beh, quindi qui, avvocato, ragioniamo. Ragioniamo. Ma perché forse l'ho violentata la signorina? L'ha già pigliata qua a pistola. Quello fu un felice incontro di idee. Ma voi va ricordato? A lune maggio, ovino che tenevo in capo. E che lo tenevo ovino in capo, picciofa. Carmen, io sono un uomo pieno di debiti. Gioco, bevo e dulcis in fundo so puro laureato. Ma che te ne fai di un uomo con tanta rifiette? Tipo marito non lo sa ce fa. E lo posso imparare. Voi siete sposati? Ciao. Ma ho leggito Vangelo. No, Vangelo. Non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. So cose pazze. Chi non è sposata e parla pure. Boh, cose dell'altro mondo. Carmini. Carmini, ma lui sa trovare un potente chistere. Dammi. Comunque c'è buono che sa c'è un padre o un bambino, chi è? No, si muove bene, non ci serve un liete sposa. Non ci serve, abbasta un vagliato, e mo canto voi. Ma l'hai con me? Ma perché non ti puoi cantare? Ho capito, ho capito. Voi forse siete uno del coro dei canterini, e beh. Ho canto che? E cantate pure la gammesella, sì. Mi canta la gammesella. Mi faccio un percone, sai? Ma chi mi sa? Faccio due. Ma chi mi canosce? Ma voglio dire. E a me manca la sala. Luigi, Luigi, ma tu ti ricordi? A lune mazzo. Ovino che te ne mancava. Partini, partini, ma... Ma forse sapo, fate l'avvocato per fare testimone. Ma no, signore. E allora giù ti dicono, ma perché la cosa mi hai fatto tu a tutto il paese? Luigi, allora... Luigi, non così posso parlare. Io aspetto un bambino. Ah, sì, sì, aspetto un bambino che è andato a comprare le sigarette a me. E sta tardando, avete capito? Così, ma che volete con me? Chi lo sa da buono? Carmini, spiegate chiaro. Lo sa o non lo sa? Gesù. Che lo vado un bambino è Is! È Is! Carmelina, non può capire che sono sfasolato. Io non vengo né sia la vera né per la camera. Chi sta in un paese, a dove non fa bene nessuno. Voi siete sposati? Sì. E spiegate a Angelo voi che ci va a tirare innanzi una famiglia. Spiegate a Angelo voi, Cari me, fatto coraggio, che la vita è un passaggio, tu mi registri sì la sera maggio, e mamma vuoi sposare, mamma chi mo fa fa? Bambini, bambini a Filiberto tuo, tu mi hai pagato i buoni, oh padre o bambini, chi è? Ah, Filippo! Io ho peggio il film, pensai che mi sposi più a me, mo. L'avvocato mi retta a capire che mi sposavi. E poi se ritirai subito la parola. Che mi aveva pigliato, sì. No, ma moretti. Dicette che mi aveva reparaggiato, andava forse in bruciare qua a cronata. E così si era preso. Va bene, va bene. Ma mo, ma puntando a fa uno solo. Amma decidere o padre o bambino, chi ha da essere? Allora,
Oh, ma palau! Ma no! È tu scemo che passi sempre! Cucù! Ma che scherzi sono questi? Avete fatto pigliare a 10 euro, sapete? Chi l'ha rubato a palau? Oh, bene! Io faccio uccellata! Tenga a casa che è un animale. Fai buono, sai che sono l'amico tuo io. Ma chi è? Zi Filiberto, Nicolì. Sapa tutto cosa. Oh, bene. E perché non vai a fare l'esame con Maico, buongiorno? Nicolì, ma tu hai veramente fame? Ma tu ti scordi che io aspetto un bambino? Pure? Nicolì, ma tu ti ricordi? Allora, ma ci ho vinto che te ne vado. Carmini. E ma comincia una volta con salame. E tu hai tenuto un po' di pazienza, io non sto buono, io ho tenuto i freve i malati. E me ne già io a questo paese, che l'aria del cielo non è buona. Filippo, andiamoci in una casa. Ma con chi la vede? Con papà Vallo, con chi già vede? Questo si chiama Filiberto. Ci ha diventato pure amore per papà Vallo. Armini? Carmelì, chi sta fu la terza sera? Ma stai in da disperazione! Ecco chi la bella Germania! Pure l'hai fatta l'une maggio, sì? Ma no! Chi l'ho fidanzata mia ufficiale? Ci faceva amore prima e ci spuzzava! Eh già, era peccato! Oh, ma rimane una cosa, tu in da disperazione! Non ti confidavo con papà e mamma, no? Ma che siete pazzo! Filiberto si parlava! Papà mi accide, mamma si accide, hai accide. Ah, con i padri un bello verbo. Filippo, vi sciogliamo sta fangullo. Ah, oh, si sapeva, ci avremo, ciao, ti faccio. Camini, sta venendo Giovanni. Mamma sciogliamo sta fa, oi. No, papà, sta venendo Giovanni. Mamma, io mi metto paura. Ah, calma, calma, scorna, sì, ma paura, oh. Mai. Vai qua! Che Dio sa come sta, ma che niente si mette attorno sulla coppa, vai qua! Ha ragione. Senti, vai qua, io dico, perché non cacciamo Mustafa qua fuori, capito? Io sono quell'uomo che si fa proteggere in locale, sì? Vattene a parte lì! Grazie, vai qua! Non lascio con te, tu eri stato là! Lascio con mia figlia, è lei che si metteva attorno! Va, mamma! E come le vici? Ma non ti preoccupare, a questo ci deve pensare papà! Ma già pensai, e io ci penso, ma riceverò con tutti gli onori! Brava, vai qua, che dobbiamo fare, eh? Con la prima cosa? Sì! Io non lo vanno messo già a mia. Sì. Ha ragione, chi le può fare? No. Carmelì, a mamma viene, bisogna togliere le sedie, si devono mettere sopra il terrazzo. Hai capito? No, dobbiamo togliere le sedie. Il pericolo è proprio il fatto della sedie. Quando sta nel sedie, chi le piglia può. E voi avete capito che ha male le sedie? No, ma non credo. Vi dovete sosserre! Tieni, Pasquale, no, Marroni, pesce! Filiberto, ci servono le segge! Vi dovete alzare! Voi aspettate un momento, vengo subito, ecco qua! Oi, canoi! Ecco, Pasquale, vedi? Questa è una mazza di scopa! Una mazza di scopa a manese, sempre buona, io la metto là, chi di voi gli serve se la prenda, capito? Ecco, dimmi una cosa, Leonora, ma chi se lo fa usare, non lo so. No, quella la mamma ha detto, noi non diciamo niente perché mio figlio non deve passare un guaio. Vedete di sciogliere voi con una scusa. Ma io non ho riuscito a dire che non si facesse per più. Oh. Tanti me ne vado a Napoli. A casa di Filiberto. Oh, sapete carogno! Ma che cosa? Io mando a sta figlia a Napoli solo, senza me. E io mando a sta te a essa a Napoli solo, senza me. E Mustafa mi mandasse solo a Napoli a tutti e tre. Ma essere già basso fatto a Roma, no? O la essere schifato proprio questo paese nostro? Sì, l'ha già schifato. O paese, a essi ha tutta la famiglia. E se non ci ho deciso voi ciò di chi? Se ne ha dai, se ha da scordare. Mamma volesse una pure resta presa anche in un bravo giovane. A chi le tenessero diritti e cendere e malparola a tutto quanto. Tenessero diritti e ci piglia a chiocchi. Bravo. Allora questa settimana non vuole una femmina con mamma. Allora questa settimana non vuole un padre della fidanzata. ma vuole chi la dai già, si può. Non hai semmola nessuno, mano, che l'ha pensata poi non c'è bene. Poi la vuoi mettere così. Già lo vado, saluto e ci schifo silenziosamente. Pasquale, stai iniziando a scuola. Buonasera a tutto quanto. Bello, come state? Bello, mamma, già sta, bello mio, sempre mi è
se passano la Beh, Carmelina non lo sa. No, sta un po' sopra il letto, sta riposando Carmelina. Bello. Lasciato sta, è meglio caro. Sì, bello. La saluto no. Giovanni bello. Ma scusate tanto. Non c'è male. Sta asciugato, sta asciugato. Che le ha stanchetto non piace. Io sto viaggiando a 24 ore. 24 ore sempre all'estero. A Germania lontana, a Germania. Non ce la faccio più. Non ce la faccio. No, ma che è successo, caro? Di caseggia, non ce ne stanno. Andiamo a fare come non ti rimettete, no? Siccome ieri sera chi ho petto? E io non mi sto asciugando sopra la terrazzina, stasera le prendiamo, le mettiamo e ci assaggiamo. Ma fa stasera! Allora, a presto! E sento sonno, non fa niente, mi chiamo lo sigettare a me. Giovannino, ti voglio presentare il maresciallo De Rosa. Gesù, sono così pazzo, Intimo amico di mio marito, si conosce con mio marito da quando erano piccolo così. Se mi dà un bucaccio, te tu. Piacere tanto, maresciallo. Maresciallo, che cosa? Pubblica sicurezza. In congedo. No, ma sempre l'abitudine di maresciallo tiene. Adesso che abbiamo occupato le sedie possiamo parlare bene. Mamma mia. Giovanni, ti volevo fare una domanda, se è possibile. No, andare, Pasqua, andare. Ma... No, una cosa no, che... No, andare, Pasqua, andare. Una cosa che mangia... Andare, Pasqua, andare. No, niente. Ma che stai dicendo? No, ricordare, Pasqua. Ma che non dare, già dopo andare una cosa importante, non dare. Ancora non sai tu facevi andare, già il bambino. Ancora non dare. No, niente, ti volevo domandare, va. Ma vabbè, andare, Pasqua. Ma allora? Non dare retta. Io già la retta perché già sapevo. Già sapevo. Volevo sapere come le passate le serate in Germania. Ah. A Giocobigliare. O scopolo di sé. Ma quando mai un Pasqua è un poker? Se passano miei suo fritto con un palme ne van terra. Potesse tornare sul bello paese mio che serate piena e stella. Oh, e al cinematografo ci è andata mai. Mamma mia, Pasqua. O cinematografo germanese. E che capisci nel germanese? Come che capisci? No, ha ragione. No. Io però che le poi serate sono andato assai la maniera. Sì. E l'amico qualche film so vanno a vedere. Ah, vanno. Però sti film che parole non servono. Oh. E film pornografici. Ma che siamo compagini? Bella! Senti, Madonna! Aspetta! Ma è bello, Giovanni! Giovanni, ma dico, anche là si fanno questi film? A tutta parte si fanno questi film, a tutta parte. A me però sti film non mi piacciono. Bravo! Bravo, se guarda come si vede, giovane, pulito, sano, di sentimento, dentro e fuori, sano. Si vede quello che ha fatto i cagatissimi con Salesiano, eh? Bravo Giovanna, bravo. Grazie, un bacio. Bravo. Tutto che è lì zozzoso caso spoglio. Mamma mia, che schifo. A voto per i deguaglione manca 20 anni. Anche più piccolo. Maronna, è uno schifo proprio. Ma già volevamo pigliare con questi guaglioni. Va bene, sono piccioli, lo fanno senza malizia. Ha ragione. Io non mi pigliassi con loro. Bravi Giovanni, mai che guaglioni che in genere. Ma quando mai? Io a chi struppiasso veramente sono il mamma e fatto con permesso. E mamma, specialmente e mamma. Ma bella! Ma non aveva una cosa nel cannarone. Bravo.
bella, bella! Mamma mia, la noia di che è Mustafa sta attaccata! Lo so! Mustafa! E chi è Mustafa? Ah, un cane rosso! Il cane massino che abbiamo più c'è cane a questi qua! Mamma mia! Una capa tanda la bocca così sembra più da mazza! È terribile! Vai a chi mi tocca! Non faccio che voi è meglio serata, sapete come fa? Ma sento un po' lì, mi metto a girare i dischi vicino e sento tutta la musica. Ma che è tornata in moto sta canzone? E vai ma va maresciallo, ma i donghi quattro vai ma che sei male? Vuole passare un guaio lui no, io ci ha passato no, ti vuoi chiedere maresciallo papà lì, papà là qui va bene va bene no, a occhio, occhio mi devi far sparire la seggia a mano ecco, mi sono no, è il maresciallo, la pezza a voi! Ah, una pietra! Tenete un cane che parla. Oh mamma mia, ho detto il cane. Guardi, avere i cammini da quello senti da di qua. Senti stata, hai della cosa però. Ma forza Carmelina non mi va per io. No, ma per l'amor di Dio, ma quando mai? Ma perché pensi queste cose? Uè Giovanni, io non ce la faccio più a stare in piedi. Le cosce mi fanno. Sentiamo sul bordo, sì, continuamente Giovannino quando viene. Buon Pasqua. Buon Pasqua, guardammoci in faccia. Guardammoci a settare il seggio, non capisco. Stanno in comodità, ma perché non hai mai sfruttato? È assettato. È assettato, ci tanto bello, parliamo. Buon Pasqua. Buon Pasqua. Che è successo che mentre io non c'è stato? Insomma, tutto a me, ma che è successo? Ecco, vedi che è successo, che io questa non è la seggia mia, questa è la seggia mia. Non si trovi, capito? Ma basta sull'accano, ecco. Io faccio per persona seria, gli faccio tutte cose. Io saccio che Santa Roma ha fatto una brutta cosa in due cinematografi. No, un momento, ma c'è parlato. No, per carità, io c'è parlato. No, io devo... Ecco, ormai... Ah, c'è parlato. Ecco pazzia, sono una persona seria, non posso farsi il pagliacciato, mi chiedo due anni fa. Parlava. Gianni, ecco qua, quella mia figlia, mentre tu sei in Germania, è stata a Roma e ha fatto una brutta cosa dentro il cinema. Poi c'è Angelica, stiamo a posto. Pasqua. E questo l'ho usato, l'ha detto lui. Vale. Gesù. E sa sicuro che mi ha assunto un coppo in su. Tutto paese. No, non va. Non stai fermo con le mani. Non stai fermo. Ha già parlato, Giovanni. Yeah. Ecco qua, io non ti posso nascondere niente. Quella ha fatto assutare un coppo in su l'indocina, ma. Come vedi io non ti ho nascosto niente, sono un uomo serio. Io bugia, non lo so c'è. Ecco. Faccio parlò. Gesù, Gesù, Annura, è asciuta Annura! Ma cosa sta meglio per te? Annura? Annura! E c'era bisogno per le cose, ma c'è un biglietto e io apro il cinema. Ma quando mai, chiamatela, chiamatela! Io non faccio niente, io sono povero scemo. Non bascava, volete fare una rasata? Ma cacciarina, io voglio ancora bene a Carmelina! Madonna, come bello! Innamorato. Ma faccio risciugare sale. Sono nomi munni e capisco come fanno queste cose. Sì. Onestamente non per offendere chi mi ha sala presente, chi tenga a psicologia per offendere. E tenevi sta cosa in capo e non me l'hai mai rita. E tu tant'anni che sei maurita, non te ne sei mai accorto. No, Gesù, è quello stava dentro, come me ne accorgo? E che riesce poi, l'hai sporato? Non l'ho mai visto, ti giuro, Pasqua, però tu mi vuoi dritto e mi dici, sono la moglie. No, me lo doveva dire, sì. Per l'amor di Dio. Ma perché è obbligatorio che dai la varice? Ma si capisce,
vasca e cane ne siano una disgrazia, a chi ho Avere un palazzo e casa, ne eredi da che da giorno. No, Pasquale, questa è una cosa che mi spetta, io me la prendo. No, Te la prendo, Pasquale. Va bene, te la prendo, ma devi sapere prima che cos'è la psicologia. Esatto. Ecco qua. Per esempio, Giovannino sta parlando che vuole dire una cosa. Sì. Il son che rimette. Non lo faccio parlare che la dica prima che la dice. È chiaro? La indovina e la dica prima che lui la dice. E allora a me mi serve. E tari. E come se me la prendo, Pasqua, me la prendo. Ma quello bene, la psicologia è mia, me la prendo. Me la prendo, basta sapere. Bravo. Allora, guarda come faccio. Sì. Tu avevo bene ancora a Carmelino. Ma basta, il mamma va la giurita. Un momento. Adesso voglio capire bene. Questa cosa che tu tieni in capo e quando viene il coso lo pica uno la rita. Eh no, che sei importante? E tenere la mamma fa parlare, oi, hai mai interrotto un'altra volta? Che la età così la voglio bene ancora, Carmelina, però non me la posso sposare per mezzo di chiacchiere che fanno la gente in due paesi. Ma Pasqua, ma quando mai? No. Pasqua, tu non ne capi. E come? No, Pasqua, piglia sta cosa. Ecchi, vai, vai. La psicologia non la voglio. Ma che butta. Ah, via. Che la ragione, aiuto. Ma come non porta a me lo paese? Ti mi ha portato in Germania, a Carmelina. Un momento, quella Germania mi ha portato a me. Sì. E a me, tu a Carmelina, Pasquale, resti qua. Cosa qua? Resti qua, chi ha guardato a terra, sì. Ovvero. Però ognuno, un duppo vero e uno solo. Quale? La famiglia mia. Ah. Non a papà, lo sapete. Ecco, no, mezza luce. Il nome è il principio. O frate mettete incinta una cameriera cinese. Sì, E papà sapete che pretendeva? Caglieva la cinese e la sposava. Buone mille esagerazioni. No, no, Pasqua, che esagerazione? Quella aveva sbagliato la riparare. Ma che riparare? Io non lo voglio bene. Ma figurati se è cinese, uno pregaria mezza volta riparare. Chi lo so che ci vuole un miliardo di gente ci gravano con mie coniglie. Che lo faceva allora un cinese di più, non sai niente. Buon Pasqua, chiarimmo c'è buona. Sì, come mamma. A parto cinematografo. Carmelina, con voi a Priessa, non ha fatto niente male. Ma no, non mi ha giunto. No, quando mi ha detto tutti i femminelli omosessuali, gente seria. Giovanni, guarda, se hai capito l'ombra e genere o pensiero tu, la mamma. Ecco. Vedete la Carmelina in un giglio bianco che posta a mano a Sant'Antonio e sempre stia lottando. Ah, ma chiamata, la facciamo bella per lei, chiamami! Sì, tutto da chiamata! Maresciallo, chiamata a Carmelina, fate uscire qua! Sta bene, va bene! Carmelina, mi vanno a dicere che essa non può uscire! Non può uscire? No, io dicesse trasita buia. E non lo so, no, trasita. Vabbè, ma sta, io... Guarda, se ho capito la peggiore non pensiero. Tu potrai sì. Gesù, Gesù, ti prego. Pasqua, ti ha ricoverato. Mannaggia, tu fai la chissi non mai tenere. Marone, Filippo, ma voi pensate sempre il cane. C'è su quella carmelina la giurata. Come trase, come in cane in collo. Ma no, quelle sono parole che si dicono, è la schiattita che sta in corpo, capito? Filippo, ma non ne hai visto. Tanta lampa, mancano due. Bello. Chi l'ha appena parlato con me che ti è andata una pecora. Una pecora, quando è stata bella, io me la sposa. La sposa, mia figlia. Se la sposa, te la porti in Germania con lui. Gli ha detto che mi porto pure a me. Io a Pasqua non resta cane. Non capisco, chi lo sa può sposare e tu chiami. Ma no, Pasqua, ma tu non capisci proprio niente. Questo non è Chianti. È Frascano. Pasquale, questo è il discarico della tensione. Beh, la mamma, che là tu si sa alleggerisce. Alleggerisce, la mamma. Io vado un momentino a guardare. Dove vai, Pasquale, dove va? No, dove vai? Mamma mia. Dove vai, Pasquale? Non è il momento, stai, ferma, non è il momento, stai. Accendi a aprire qualcuno che stanno facendo la partita. No, Maron, ma lo vai, che vuoi aprire? No, tu certi cose a me non mi riesci, capito? Dire che facite ma penso, va bene, ma fino a un certo punto. Ma momento, Pasqua, ma che dà una fa penso? Ma loro non hai capito.
Io voglio dire, quelli non si vedono da tanto tempo e si staranno facendo due carizzi. Ah, no, hai visto come copre la mamma? La mamma... Vabbè, facciamola per i carizzi. Dai, bravo, ecco qua. Non fa cresta, ne ha scippato a me. Allora. E ha asciutto un po' che sangue pazzo, però no. E ci si ma chiarita in presso, vabbè. Lo schiaffo a Carmelina, io no, lo scasso no, ma quando mai? Ma quello dice un baccher buono, un baccher amoroso, capito? Ah. Belli baccher... va bene, ma c'è un rincoppo. Brava Pasquale. Giovanni, io non ho sentito niente. Non Pasquale, pensiamo alla famiglia mia. Ci ha pensato, tu sei io. Sì, e te ne aveva pensato. Sì, però non mi sono fatto in faccia. Va. Carmelina è incinta. E chi ve l'ha detto? L'ha detto sopra il giornale. No, chi sei un maresciallo scelto. Ma lasciamo che state capendo. Giovannino vuole fare un trucco per convincere il padre, capito? Dice Giovannino, facciamo finta che Carmelina aspetta un bambino. Finta. No, 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 questo no. Ma che questo no, che questo sì, che lei ci vuole questo? Ma che si è masciuto pazzo tutto quanto, sì. Ma che e a mia figlia non è andata a essere incinta nemmeno per finzione. Già, quella ha ragione. Tu come lo facevi questo figlio? Per telefono, dalla Germania qua. Zvoppa, non l'ho visto mai fare così. Non ho mai. Ma perché io non ho già potuto venire a Roma? Ma che so, mi sono pigliato una recente e sono venuto. Sì. No, 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 papà, questo non lo voglio fare. Ah, davvero, non lo voglio fare, state qui. Ma perché, ne, perché? Fa mezzo lui, fa mezzo la faccia. Ma non mi facite parlare, ma non... Ma che ragione, Giovanni? Ma se finiscono di cantare la vita che mi credo. Carmelina mi si sposa, avete capito, si sistema, ma Germani, ma che presta è. A Pasquale rimane ma tu sei d'accordo con lui a fare questa pensione, sì? Senti Pasquale, voglio sapere tu perché non devi essere d'accordo, abbiamo ragione. Perché se cosa non ne faccio, no. Sono un uomo serio. Oh, Pasquale, il papà mi torna lo campo, ma venite venire a parte il capo. È facitelo senza lì, a me non mi chiamate perché gli dico la verità, va bene? Ma non aspetti, Pasquale ti sta a capire, Pasquale tu non devi fare niente, tu due parole devi dire, l'onore di chi mi sa, cosa sposola c'è? Hai capito? Hai capito la memoria di tua madre? Niente meno che io ho portato io teatro a Pollo 20 anni fa che lei si ricorda ancora le parole in dasce e giato. Così pazzo si era a mettere la capa sul tavolo fondato quando chiudo si deve. Io sono un uomo serio e queste cose non le faccio, vabbè. Non basta, ma se mi trovo bugiardo con papà chi non mi spalla? La giuritta che io sono un uomo serio, sono un uomo loro pienso. Facitelo senza me, non mi chiamate perché io la verità. Io sono un uomo onesto, sti pagliacciato non le faccio. Chi lo papà ha ragione? Tu sei pazza! Maronna, maronna, lo asso che lo puzzullo è naso che stanno là in coppia! Abbiate pazienza, maresciallo, senti, salite sopra il terrazzino, mettetevi di vedette, no? Se li vedete venire, voi ci avvertite a noi, capito? Ma mi conosco! Maronna, l'uomo ne ha cassito! Ma chi ci va a prendere un marito e una moglie con la camminatura ingazzata? Ma questo veramente non capisce niente! Ya, allora, se gli a me tu devi parlare con Pasquale, quello fa bubba, ma dopo capisci, lui si calma. Fa bubba, sì. Ehi, Di Bardo, attenzione! Due navicelle incazzate a bordo! No, ma che cazzo sta dicendo? Stanno vedendo, tutti e due stanno vedendo! Ma mamma stanno vedendo! Noi parlo con Pasquale allora! Sì! E voi parlate con voi! Tu dai, capito! Ma non c'è una vecchia! Sì, sì, che se non guardano che sono, non capito proprio niente! Non guardano a me, voi dovete stare qua, perché voi dovete dare un po' di interazione! Io ho capito davvero! La persona non vuole andare, voi fermate e fate così! Io ho capito, voi dovete dire, ho capito! E allora tu chiamano un econome! Morando, voi dice un'altra volta! Ma che se vuoi avere un marito e una mogliere con la camminatura incazzata! La mogliere come fa così, io parlo così, la mogliere come fa così! Non era meglio come supportava mio cognato! Non c'è, Camilla! Camilla, va come... Figlia mi sta qua! E voi chi siete? Permettete? Tua donna mezza rotta. Ah, io sono una... Un uomo vostro non mi ricita perché tanto non mi ricordo. Guardate qua, guardate.
Ah, ieri sera ha chiuduto e si è fatta la buzzata dell'Italia, rendi, mi tengo tutto il suo a chiodo. Oh, Vigliocco, pure Vicenzone. Vicenzone, attacca al Lione vicino all'Opera Olive. Lione? Chi è Lione? È lei che si capo del governo. Uede! Ma chi ha da essere, io Camillo mio, no? La Ducana! Dunque, ne abbiamo tanti, io sotto donna mezzanotte e questa è mogliere ma Francesca. E chi sia il secondo figlio mio vicino a tutto? Piacere, molto lieto. Piacere! Come dici? Dica, ma potessimo restituire la mano? Sei, scusate. Ci ha già fatto sentire la forza. Bravo, Vincenzo, pure bravo. Ma sto signore però tiene una faccia conosciuta. Io? Sì, vi ho vista qua. No, io sono un amico di famiglia, vengo raramente. Ah. Io sto a Napoli. Ma Cicci, da parla sempre. Dai, non mi chiamo Cicillo. No, ce l'ha con moglie, ma Francesca, la quale vuole fare per forza in macchina, le rispondo sempre a me, se no. E allora la chiamo Don Cicillo, tanto per entrare in lì. Ma gli ha già fatto apposta, per scanagliarsi fosse un ruolo cinematografico. Con quella faccia. Scusatelo tanto, va pigliato per ridolire. Grazie assai. E allora ci vedi a mano poi questa amici vostro quando... Sì, sì, ma c'ho un dico. Mezza volta a volta quando trovano a buttiglione. Facci da barzelletta, facci. Sì, sì, ma puntate una volta, grazie. Ma te li do pane. Questo è il primo che aveva paliato. Io ce la faccio. Poi l'avevo figlio tuo lungo e poi l'hai tu si rispondo mezzo. Figlio mio? Pensavo, figlio e figlio pure a te. Sì, va bene. Ma da quello va sta bimbi senti che ce ne sono passato tanti anni. Se ti avessi fatto un tuo orto tu dicesti. Sì. La paliata è più come fa a me. Non ci ci duele quello che fai perché io la capo non mai A Giovannino me l'hanno cresciuta e va bene, ma chi non è figlio a me. La maculata mi sentiva fa tanto giuro, e non mi faceva mai niente. Ma insomma, prima a ragionare. Ma non come me, con mascevo, una cosa sicca e lunga come chi. Francesco, quando uno è figlio veramente, si vede. Ma è cavolo! Stato zitto che è un buffatone. Vabbè. Specialmente no, per la lettera omonima che ha già avuto la Germania, io riconosco Danilo, è figlio a me. Ma che hanno scritto? Chi ti chiatto? Vada dai, fa tu un grasso. E invece non ce lo voglio dire, che tu mi viene la vita. Hanno scritto che... Mannaggia la morte, non mette scordi, ci dice... Ma... Andiamo! Insomma, hanno scritto che la frate di Giovannina... Non è uomo. Insomma, che non è buono che figli, capito no? Ecco, fa mi ridere. A così sta scritto. Ha fornuto e sta mandando, bella giovane. Ma che è una calunnia? State zitto, che troppo fronte. Io lo dicevo, non lo mandiamo tutti i giorni a dei salesiani, non lo mandiamo tutti i giorni a dei salesiani. Ma che c'entra? La trovano a calunnia. Quella è una sottoscrizione firmata a 10 femmine tedesche con nome, cognome e indirizzo. Tu hai il anonima. E se capisce, perché lettere malamente così si chiamano, omonima. Io capisco, perché sono tre anni, per favore, con questa non è successo mai niente. Mai niente, manda la cosa. Ma lungi a mamma. Tu l'hai vista parlare a gente, tu l'hai vista ricevere a qualche rupo. Ma venite e femmina. Papà, ma quando è che mi posso sposare pure io per battere una poca moglie? Ma? Basta! A così che le tue sei corna! A me, zitto con sta parola! E tu impara dall'educazione, e femmina non si batte. Ah! Oh. Vabbè! Buonasera, mezzavone! Carmelia, mamma, parecchio tavole noce. Ah, ci fanno i grandi onori, ci fanno. Forse siamo arrivati in reale Francia. Mezza voi, io ti ho dato la buonasera. Io no, invece penso che è una mala sera. E perché, ne? È perché io col genere femminile non ci parlo. Facita sci a Pasquale. Oh, se no, femmina con femmina. Leano, a mio cinematografo non ci piace. Oh, vero, non vuoi addabberare. Ma facita sci a Pasquale che è più meglio. È meglio che no, mezzavo, o meglio o peggio. Nessuno sa. Leano, noi teniamo un figlio in un altro uomo, sapessi a dove sta. Sta a parte rinde che affronta a mano.
E se vede che già lo pesano i corni, facite la scia, dicite in cielo che c'è sicuro il padre. Oh padre, ma qual lo fai? Zitta cavucca! Ma qual lo fai? Guarda, si è confidato questo! Ma stavo, tu sei un altro! Oh nonna! Figli una carmelina in giro! Oh mamma mia! Aspetta, non mi faccio così! A come sangue la cuore stai dicendo? Stai dicendo? Papà! Figlio mio! Stavo andando! Tu sei mia figlia a Germania! Ma vuoi figlia? Papà, racconta, papà, zio, 2 mesi fa, quando Carmelina stava ancora a Roma, avete 3 giorni di licenza e hai detto a trovare. Bello, bello, masculone papà! Quanto è bello, racconta papà, racconta. Papà, c'è pulita me, un bicchiere di me storto. E ha già fatto l'uovo. Ma non ha fatto l'uovo. A casa non ha già l'uovo. No, no, aspetta, sai di l'uovo. Aspetta. Bello, mascolone, papà, che si dice che ha fatto l'uovo. Papà, il mio dovere mio è che me l'ha già scusato forza. Ma se capisci, mi ero sul pianto subito, immediatamente. A casa, che è? Ma che è un pacco? Ehi, un pacco. E perché? Non devo destra. Ma che? Maronna, maresciallo! Maresciallo! Voi dovete stare qua. Vogliono gli uomini! Visto per me non è uomo! Il curioso mette a paura dei cani, non posso ragionare! E c'è Madame Andorfei, ha ragionato con isso! E lo offre la politica su Andorfei! Ah, ma prendete il giovanzino, portatevelo dentro! Venite con me, vi dichiaro in arresto! Ma che state dicendo? Ah, no, no, no! Ehi, ma sposa, Carmelita, ma sposo! Gli tengo un figlio! Ma non vuole niente! Non vuole essere figlio mio, è una sposina! Ma non ci ma perché non vuoi essere? Ma che ne sai? Ma niente, niente, si sta da Roma e non merito niente! Ma insomma, per forza o mascolo! Gianna! E quando l'uomo non c'hanno di noi scuriato, vero no? Ma che la Pasqua, a me non dice! Forse stai cucinando, forse stai facendo un bucato! Ah, Rogetto! E basta! Cucinò! Buonasera, messo. Tutti gli buonasera. Ma pare che son gomma puri. Lo dice tu. È vicensore, che... Ah, lui la mano. Santi, sa forza. Buonasera, buonasera. Buonasera. O Parlamento sta aspettando a te! E io non parlo alle Leonori, sono un uomo serio. Non dico niente. Buttiglio, ma io sono capace dei figli come te e capisco tutte cose prima che parlo. Come te? Tieni la psicologia in capo pure. Noi siamo stati sempre buone salute. Ah, la saputo, non sai come stanno i fatti. Non parlò. Guardi, i fatti stanno come trichini. Non parlò. Va bene, non parliamo. Tutti gli altri ragionisti, io capisco tutte cose. E sa che trinca. È meglio che stai sì. Chi sa che stai No, dico tu stai consigliando a me, ma sta zitto. E io zitto, ma sì. Stai fermo con le mani, ha già parlato. Hai capito? Ha già parlato, ha già parlato. Pasqua, ma tu vuoi parlare, tu stai zitto. Ha già parlato, per dire come ha già stato zitto. Pasqua, allora parla, stai zitto. E se capito? Ok.
che certi parole a bocca a me non vanno a scionare, io no. Sono un uomo pezzo, sono un uomo serio. Ma tu sei un uomo pagliaccio, bottiglio. Sì, ma come ci vogliamo a farsi scena? Gatto, senti una cosa, mamma. Sì, ma subito vedo. Non ci due nodole da fare, il puntiglione aveva ragione. È asciuto o non è asciuto, a nulla, un dopo non solo figlia, non te ne veni nessuno dritto, e a Roma e fare la breccia di portafoglio. Come ha già parlato? Un meno libero stracciato. È piena menda! Donna Frizza, pensavo, guarda, le cose sono... Pasqua, la Pasqua! La vita mia, ma io senti la voce che vanno mandando le pecore a faccia! Ha già parlato, hai capito? Ha già parlato! Ma alza figlio! Ma tu perché non spadri con tanta gente? Ma perché non te ne vai a Venezuela, all'Uruguay o Paraguay, allo spazio? Tanta guaia! Ah, ma è bravo Ronna Leonora, figlio, ma Leonora che va a trovare. Ma fattaccio, bravo. Beh, io sentivo parlare un po' trosca a tutti i due. Pensavo tu a Giovannino dopo portato. O puoi sapere, figlio di Giovannino con mia figlia Carmelina non ha fatto niente. Ma no, aspetta, spiegati più meglio, tu sai. Ma l'hai già spiegato, agita così chiaro, non ha potuto fare niente. Non ha potuto fare niente, ma dove ha vinto Carmelina? Ma non ci serve bisogno come... Guarda, la mamma. Ci stava proprio dall'impossibilità fisica e materiale. Tu siete! Ma pensavo, ma tu che ti perdi a fare? No, non è che mi perdi, è che hai forse non hai capito pure. Allora non è capito. Ma mi c'è da Giovannino, non ne ho vero che è stata a Roma. E allora mi ha detto la bucì? Mi vado a casa a pigliare i botti. Ma che, ma guarda i botti, che dici, non è stata a Roma? Vabbè, è stata a Roma. O siete che c'è stata a Roma? Guarda, non mi fa parlare, ti voglio bene, pensavo io non lo voglio mortificare apertamente a tuo figlio. Un voglio scommigliare un fanuccio. Come dai? Un fanuccio? Nella situazione che stava tuo figlio, solamente un miracolo ci voleva farla diventare papa. Non era possibile. Non era possibile. Guarda, tu dopo porta a casa. Mia figlia non lo vuole, ma io voglio, per noi vostro figlio non è buono. Sì, tu non vado qua, lo facci presentare la gente. Facciamo così, guarda, porta mia figlia a Piesa Piazza. Faccio un comizio con dicendo, Giovannino, figlio, pensa tutto con mia figlia Carmelina, non ha fatto niente. E chi se ne affronta a dirti come lo fai? Io vado a casa a figlio di Boris. Ma se sa, se ripasso una persona seria, mi mette a scomigliare un frutto, mi sa piace. Ah, vado a modo su frutti. Che allora lo fai? Mette manifesto. Io vado a scrivere con Gis, faccio pure Giovannino, figlio, mezza rotta con mia figlia Carmelina, non ha potuto fare niente. Oh Maronna, io avessi sopportato la figlia, la Carmelina ha disonorato la figlia, ma... E chi sono sposi più a chi non lo può fare? Ma che sei, dice? Per favore, voglio bene, questa roba non ci stava! E allora perché va? E che ne so! Ma insomma, tu che chi si trova, la messa, posso sapere? La verità? È la verità. La verità che tu ricevi, l'onore figlia mi è sacro, sa sposo o vaccino? Ci state pure tu, triata bolla, 20 anni fa, mi sono stato triata Ma no, questa la psicologia è progressiva. Ecco qua, ehi! Adenga la salute, no! Ma chi? Non sono venuto per i sani, ma per i malati. Oggi ci vado, avrei mandato a chiamare un amico. Ma che senti, signora? Io mi sento come una vespera in servizio. Ma no, è per detto sì. Una vespera? Sangue alla destra, stendiamolo sul letto. Sì, uomo, nascite fuori! In un solo colpo, come chiamate a fare il chiglio? È un po' di educazione. Quanto uno si sente male? Mamma, lo sento male. Da questa parte, il cazzo. No, mezza poco fa.
lavoriamo, vai dentro vicino a qua, no, 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 per carità. Per sì. carità, io no, per carità, io sono stoico. E poi non lo sto con giazzo. No, no, no. No, no, io no, io sono stoico, a me non mi passa manca la capa, poi, poi io non mi faccio neanche del russo, non più, mi embriaco, mi vegliano. Va bene, va bene, va bene, non ti arrabbiare, adesso ci vado io, va bene, sei contento, sei cagliato, ci vuoi stare? Annoiata! A fare a mamma! È inutile, sei chiusa come era che rinda la cameriera. In un momento, in un momento, va bene che la femmina anziana, ma con mezzo mio che chiuso l'intana la gamba. No, uè, che la si è portata pure a Carmelina presso, per compagnia. Ah. Perché quella mamma è fruba, quella non tiene niente, a me me la ritta. O mio era cascudillo, è ginecocolo. Ginecocolo? Ma che sta dicendo? L'ha fatta venire per Carmelì, poveresi o vera e frena, e mo se l'è chiusa l'India sta facendo venire. Avvicino, Santa, basta, onore figlio del sacro, sa il posto alla cina. Non c'è il coso là c'è. E che la marava, ci voglio solamente io, Pasqua, no. Basta! Ma quale ma il lancio morto. Tanto mo mi ricordisco, Carmelino non aspetta nessuno un ma siamo... hai capito che hanno pensato questi ragazzi? I ragazzi? Chi l'ha davvero bastonato in fronte che succede? Rimano! Sì, 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 ha rapito Mazzecarto, chiamato a 10 bastoni, ma non si è bastonato! Io struppei, mannaggia morta! Io forza tengo! Ma venga! Che? Oh, mannaggia miseria, mannaggia! A Roma, a Rocca Letizia, la figlia mi non l'ha toccata io. Non l'ha toccata, non l'ha facile, signore. Ma che è una creatura? Che dolore, che dolore. Ma che c'è di strano? Alla fine un figlio è una benedizione di Dio. Ma che sta dicendo? E che ne sa? Piovera, mettavo, piovera! Carmelina è freno! Freno? No, no, no! Prende! I davanti non è educato, parlo! Che stai dicendo? La verità, signore, la verità! No! No, chi sta non è piaciuto! Va bene, non può essere, non può essere! Ma perché non può essere? Figlio di Giovannina, è ombra! No! È ombra! Io non ho questa giustizia! Abbiamo trasmesso il primo atto della commedia Nu Bambinelle e Tre San Giuseppe.
Va ora in onda il secondo atto. Ah, quanto è bello, quanto è bella! Questa cicala se mi siete ricchi e non la fornisci più. Chi che fa? Ah, quanto è bello, quanto è bella! E state fermi, per mi ciaccia ci giocò. Ero vigile che ti dicevo traffico in zanzara, non volevo guardare. E c'è. Prendete il caffè. Ah, finalmente, oi! Na fate che roba buona! Dici a Pascal che se pigliasse il caffè, eh? Poi c'ho di chi, mi preoccupare. Pascal? Pascal, pigli tu il caffè, amma, che si fa fritto. Mireia, tu sei a mia moglie che non rompesse le scatole e se facesse gli affari su. Ma chi? Io dico che sta la signora. Ah, sentite, non c'è sputtito, sì. Io? O il caffè, quando so può pigliare suo figlio? Suo figlio, come ne importa a me. Quello non ha mangiato nemmeno a tavola. Lo so. E vedete se vuole due peperoni in mezzo al pane. Motento. Pasqua, volessi recuperare il mio zuffano. E beh, voglio che ti stai zitto. Ma come si può fare? Ci cala, fanno che è isso, parla. Ma quando ci canta, ma? Pasqua. Guarda, da mamma. Mi devi chiamare l'ultimo degli uomini, sembra che io assaggio una pelle e puparò. Un voglio lì, un voglio lì, un voglio lì. Ah, ma mi sa Marco Pannelli in daga, sì. Ma se io rispongo a Giampicci, che è un montagitore, è meglio che sono tutti in tempo che Pasqua, ma tu sei ancora che non ti parlo con moglie? Sei d'acchizzato, sì, allora che non ci riesce a applicare, se vuole parlare. Poi io e mia moglie parlavamo e non ci capivamo. E voi state loco, e che facite? L'interprete frucinese l'africano. Ma venite che fa parlare. Ah, Michele, non è possibile, allora non avete vinto. Gabriele, che fa da porca da mangiare, mamma? E poi che parla a saffa, che parla a saffa, Michele, quando una pezza faccia è meglio che perde una lingua. In questo paese nessuno mi rispetta più, nessuno mi stima più. Ah, e venite a parlare un'altra cosa. A ieri sera, però sì che sparlai e mi ridò un parricello tutti io presente e non rispondessi. Dico ma il mondo che avevi sparato. O bastone è pronto. Mietta, mamma mia. Uè, a mano te l'ha girato i momenti pozzi. Aspetta, Patrusì. Io volevo sentire buono, fatto lo prego. Ah, Carmini, ma io mi posso ricordare a memoria tutta la prega. Ricetta, anche in questo paese vergine, Belzebù ha mandato il suo nuovo fratello Cinebù. Il demonio dei figli annui. Non seguite il male esempio. La mela fraceta fa infracetare tutta la scorta. E che è il pubblico ministero questo prete, scusa. Genitori! Genitori! Statevi attenti al piecoro nero. Oh, e chi si arriva sto piecoro? Oh, ma c'è la piecora, sicuramente avrai la pecora nera. Ma sbagliai, scusate, perché io vado a home, no? E se la scomunico lo prevede, se volevo stiamo a posto. Ma forse oggi fatto, ma la vuoi dire? E l'hai fatto per far mettere in guardia? No, hai fatto pure, però sì, hai fatto pure. A così quando è di mano va a sfidare a duello prego, ma non ho capito, lascia là. Guarda, si deve stancare lei. Non ti preoccupare, ce lo faccio fare a Michele. Michele, per favore, me l'ha dato una mano? Come no? Sempre a disposizione per la signora. Quello è tanto bravo questo Michele, ma no. Ma Michele veramente è un Michele. Già, mai fa. Chi è?
No, li fai sa. No, è di che ti trovo, però pure che là. Ah, certo. Andai per l'aiuto vicino a me, io adesso vado da un avvocato e vedo se si può fare una querela a un prevede. C'ha già fa, che l'ha già fa per la pagina. Non ti preoccupare, mamma. Parmini, a te l'ho indovigliato, mi ritengo sempre a trovi, in un zocco, ma là. Si ingoccia una volta a marito, ma cadde che ti faccio sempre. E dici, questa è una serenata che verrà la famiglia mia, tutto per mezzo della signorina. Tu puoi fare, Pasqua? Ma fai lo piacere, ma dici che se riesce a parte l'Inde, perché come stonco me la posso pure accidere. Oh, famore, ti faccio di chi? Aggio facendo. Carbini! Carbini, mi pare che ti stai chiamando mamma, oi? No, signore. Gesù, io aggiù un tizio. E cagnato per regge. Ma c'ha, se ne voglio. Vado a mannaggia a me, mannaggia! Ma faccio! Mannaggia in tarraggio, mi ha fatto essere distratto, mi ha fatto salutare la moglie di me, saluto. Non mi ha salutato. Non mi ha salutato, capito? Ma come è bella parlare con gli animali, vero? Uno subito si capisce. Come no? Io hai per giurato che non c'era parlare con te. Ma vedete che fa parlare? Oh, mica! Pasqua, si entra con me. No, ti sta zitto. Sì, Pasqua, ma te volevo dire. No, Pepe, adesso devi stare zitto perché ha già parlato io con mia moglie, capito? Oi, ci sono riuscito. Nonna Leonora, noi dobbiamo parlare. E che ci vuole una domanda in carta di bolla? No, no, senza che fai questo spirito, capito? Io non posso stare più in questo paese. Io ho vergogna per avere la gente, capito? Non posso sopportare che la moglie di mezza volta, donna Francesca, passa a cazzotto e mi fa Pasqua, beh, hai capito? Quando mai passi in boss, quella abitina qua vicino, per forza di qua deve passare. E io mi vengo a casa. Sì, ho parlato pure con Sanzara, sto aspettando a qualcuno che si viene a cantare di quattro prete. A così facciamo soldi, noi facciamo pure un po' che ruota a Carmelina e chi lo sa. Può darsi che trovano uno scemo, uno ciungo, uno ciocato, che si asco. Con me, mia figlia sta da più scemo, uno ciungo, uno ciocato, sempre scemo. Adesso devi stare zitto, sto parlando io, e quando parlo io te devi stare zitto e non parlare. Va bene, parlo a te, io non ti voglio sentire. Ecco. Allora, andiamo, amica, portatemi a prendere il caffè, andiamo. Ah, un minere buono, caffè mio. È una ciapea col caffè che fai, non mi piace. Adesso andiamo via dal paese, eh? Ce ne amma, mia si è pastanaca. Roma te la faccio restare qua, te e a tua figlia. A Roma o Cinema d'Oro? Vabbè. Con me deve venire, Art Italia. No. Art Italia, con me deve venire. Ma Art Italia. Ah, finalmente se ne è giù. E che è sta valigia? Mamma, io non voglio essere chiamata, tortone senza ansogna. Ah, no, mamma, è quella su un cibo. E la gentisa, papà. Ah. Può essere che trova uno scemo che sa sposa. Ah. Sono una femmina perduta. Ah, e allora me ne vado a Napoli a fare bella femmina in coppa a un marciapiede. No, ma non cammina, mamma, e come fai? No, no, Dio, mamma. Chi è un mestiere che sa da camminare? No, per mio. Ma tu come cammini senza la coscia? Perché io te so. Non si può fare. Ma dopo vi siete messi d'accordo tutti quanti per andare contro di me. Adesso l'ho capito. Voi avete fatto assieme tutti quanti una collezione. Stai dicendo, mamma? Sì. Caro Giattone, caro Bambo, caro Giattone, che da giaricere, frate di Giovannino e Om, e l'uomo è cacciatore, a tua da guaglia e la sparata. Andiamo già in una parte rimna. No, no, voglio sentire che dice. Ma... Insomma, trovando la quaglia, prima quagliata e dopo si è squagliata, perché a Giovannino cinematografo non lo piace. No, no, no. A quaglia lo piace. Carmelina, quando è che viene Pasqua? Perché? Perché a me mi piace assai che il lucurnuto robie che patanè. Ma ce la mai a parte di noi! Dammi! Dammi la mia! Ma ce la faccio io! Ce la faccio io! Ce la faccio io!
tu, ma che ne stai? Vada a cambiare, certamente c'è la quattro pagliaccio nel paese che si è accattata la macchina. Poi. E lui sembra che è retta da me, papà, dai dai. Ma non dai! Voi ci mancareste a avere tutto, ma niente niente stesse passando l'onorevole Coppolino? No, no, è una forastera che passevo paese. Ha buttato una macchina americana che mi pare un dirigibile. Ma non sapendo se va a volere voglio una torna. Pave cocco caramella. Beh, sennò come facciamo a volere si può paese va a cuti e morte e fame. Giusto. Proprio sì, ma chi vuoi? A Carmelina e Donna Liono. Già tu. Giusta niente a fa. A sorte chi è in svalua? A chi vuoi? A Carmelina. Ven apposta a Roma. Oh, a Roma. E ha girato tutto il paese. E allora? Avanti, suonate le trombe e chiamatemi questa diva. Adiva. Esultate, gente. Avrete la vostra Sofia Loren. Qual è il vostro compaesano più illustre? E l'onorevole Coppolino, è nato qua. Fra non molto sarà il secondo. La prima sarà questa ragazza. Ma voi veramente dici? Di quando prima l'onorevole Coppolino per tinta la televisione, ci pare che non ne ho vero. Stai a sentire, Grissino. Qua mangiate tutti molto e si vede. Ma io sto digiuna e voglio far presto. Ma non avete pietà di uno che muore di fame? Carmeli! No, io! Carmelina beata lei camminerà su un tappeto di milioni. Me la porto a Roma. Oh, capisco perché si è privata la valigia. Certo, frate di Giovannina ha perso un terno sicco, mannaggia la morte. Ha perso una sisalla. Prima casa, siamo a parlare di Giovannina. Andiamo a casa, fate grossa. Ma cosa dobbiamo fare in piazza? Tu mi che sciorto, caccia per sì. E allora? Su cocca, svegliati, chiudi la bocca e chiama. Beh, scusate, mi sono brugliata e ci chiamate la bocca. Ma dai, dai. Donna Liono, ascendi un momento di subito qua fuori. Scusate, scusate. Sì, dai. Ma sono vagatrici da tutto il paese. Qui a tuo culo, parliamo, dite che non ci sta. Vedi che la cana è là. Se me lo vedi che c'è sta gente. Chi è? Vieni con me che tu, E va bene, ma da Petrosina e venga, la faccio entrare. Ah! Petrosina, uè, chi è? Ah beh, ci vissero male questo sumo. La straniera. No, 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 no signora, mi non capisce. Mi non parlare tua lingua. Stai a sentire, bella, io sono romana, come la ricotta. Il pecorino. Signor, scusate, sono uscito qua fuori, mi credevi di trovare a Petrosina, avete capito? E poi ho trovato i pescatori e... Cosa? No, di chi... Ma chi siete? La Befana. A Befana. Da sentire sprovveduta. Tu non hai telefono, non hai lasciato indirizzo, non hai un agente, ma dove cavolo ti pescavo? Ma non sono mica una pescia io, Che frana! Senti, io vengo da Roma apposta fino a qua per trovarti. Guardami bene, io per te scendo dal cielo. Siete venuti da Rivolano? Sì, ho atterrato all'aeroporto di tua zia. È che le mamme tu non eri più là! Dio mio! Ma perché non mi hanno mandato in una foresta? Fagli giù lù? Ma perché non sei andato? Oh. Avanti, bella, cerca di capirmi, su. Con la lettera M. A me? Sì. Ah. È arrivata una befana con un sacco carico, carico di... Mappina! Ma no, no, no! Milioni, bella mia, milioni! Madonna, signora, perdonati, adesso ho capito! Sì. Vi ha mandato senza, vi dovete comprare la casa! Questa? Eh! Oh,
Eccellente Ida! Marone, chi è che? No, io non mi interessa di scavi archeologici. Io vivo a Roma, dove ruderi antiche ne abbiamo tanti e che a momenti svegliamo il Colosseo. E vabbè, signor, scusate, ma allora che volete? Io non la conosco. Voglio soltanto il frutto del ventre tuo. Ah! Voglio tua figlia! Ah, oh, volete accarmi lì? Dai, avanti! Prendi una sedia! No, sai tua figlia che cosa farà? No. La prostituta. Oh! Perché mamma del solito vanno in pensione! Di certe cose. Ma allora qua i giornali non li leggete? Ma non sapete che la Cirebus ha indetto un concorso nazionale per trovare la protagonista del film La prostituta? E quando è che brilli di gioia? Ma sei capace o no di intendere e di volere? Eh no, signor, dovete parlare più piano perché io non capisco proprio niente. Ah. Io porto un contratto a tua figlia per un film con Ponderis. Ma aspetta un momento, Palladinissi vuole fare un contratto a mia figlia. Tiene il cast pronto. Palladinissi. Balordisci, il protagonista maschile è Marlon Brando. Questa volta lubrificato con la sugna. Madonna, mi signor, un momento, scusate, ma come ha fatto Palladinissi a conoscere mia figlia? Beh, questo mi spaccia. Ah, io ho capito, signor, quello forse avrà visto il ciacchettino. No, no, andiamo. Ma capisci. Ha visto quella faccia? Ha visto quel popò? Gli occhioni ha gridato Andreca? Ho trovato. Signora, sta faccio popò. Ma che ti frega? No, no, a me mi frego. La Cinebus vuole l'esclusività per 4 anni e per fare 5 film. Devo sgolarmi ancora? Oh no, è questo. Oh, andiamo, confessami tutto. Sei molto ricca o molto scema? Signora, scusate, ma io posso parlare? Breve? E concisa. Sono molto schifata. Chiariscimi l'idea. Chiarisco subito. Sono molto schifata del cinematografo. Sì. Mi ha buttato una sola volta mia figlia al Cine Roma. E se ero tempere strega mi bruciavano vive sopra al fucarazzo di Sant'Andore. E forse avevano pure ragione. Signore, l'ambiziosità è malamente. Io non voglio fare come a quelli che si mette un orinale in testa e dice, sapete, questa è una bombetta. No, signor, mi dispiace, col cinema ho chiuso. Senti, quando faccio molta attenzione non capisco mai bene. Ma insomma, tu vorresti rifiutare. Ma allora non l'hai capito. Ma lo sai che cosa può significare un film con Marlon Brando? L'Italia, l'Europa, l'America. Ma da quando in qua la gente del sud non sogna l'America? Te lo giuro, tua figlia diventerà una matricida. Babbo, andavo. No, adesso non parlare più, Sono indignata. Mostrami una bettola. No, no, niente bettola, signora, qua non ce ne sono bettole. Ma no, ma una cantina, una taverna, una mangiatoia. Ma bello, ma tu vuoi strafogare? Sì. E deve andare in piazza, c'è Peppe il Sordo, una bella scritta così, sì. Per te va benissimo. Bene. Tu parli, che non sei stata fuori. Andai bravo. Hai tempo primo, secondo e terzo piazza. Quando torno avrai cambiato idea. Oh, io cambio mestiere. E ricordati, un orinale in testa, se è tutto d'oro e col manico di brillanti, lo saluteranno come la corona di una regina. Ave! Mamma! Mamma, ma chi è? Ah, niente, mamma. Signore che sta facendo la reclama dei rinali. Ma che stanno facendo, Tutte le sere fanno, mamma, per guadagnare, non faccio niente. Ah, Madonna, mamma, e come mi fanno male i rinali? Sta rivoluzionando il paese, sta disgraziata, sai. Ma non è uscito da casa la signora? La divisa è uscita a casa. Ah, che voleva, che voleva? Voleva a Carmelina, amici. Ah, brava, Carmelina. Ma quella brava, quella viene da molto lontano, lo sai. L'ha mandata, palla di risa, ti capisci? Allora,
Chi è? Posso avere una notizia di seconda mano usata pure io? No, Pasquale, mi dispiace molto, sai, io non posso, Pasquale. E dimmi a che ora già venire allora, mia. No, è che non posso perché se io parlo, quello lì salta in gela, ti capisci? Non si... No, può parlare. Può parlare, non salta in gelo, parlo. Ah, posso parlare? Parlo. Allora è venuto uno da Roma del Cinematografo. Ma da vado con il Cinematografo? No, Pasqua, è venuto uno da Roma del Cinematografo. Mannaggia, ma ora il Cinematografo. Ma che è? Che ti agita a fare? Ma chi l'ha chiamato, Pasqua? Ah, però subito se ne è giunto. Ah, meno male. Sega, però torna bene. No, non mazziamo. Oh, Marano, ma chi l'ha chiamato, Pasqua? Quello se la voleva portare sopra una casa, capito? Deve fare la prostituta. E apriamo una bottiglia di champagne, piace? Oh no, ma che si capite? Pasqua, si tratta di un film! Ah, tu film? Sì, Pasqua, è un film, l'ha già letto un po' giornale. Dici che un film tratta da un bestia sell'erro mai visto. Poi, quelli stanno girando tutta l'Italia e non possono arrivare a trovare questa prostituta. E sono pure la spendere la casa mia. No, mi ha fatto parlare la Pasqua e dici che Carmelina mi tiene proprio la faccia la... Tiene proprio la faccia che fa trovando questo registro. Ah. No, Pasqua, quello è un grande regista e se ne intende, eh? Sì. Come? Come dici che è una casa molto importante? È una casa grande. Marone! Pasquale, quella hanno scritturata, ma non bravo. Ah, è lui. Un Marone! E la cosa grande, sapete che cos'è? Che Marlon Brando adesso non usa più il burro, usa l'anzogna! Capito? Che mi sa più casa dirlo, Marlon Brando? Ma quali casa dirlo? Questo non legge, non capisco. Pasquale, questa è una grande casa. Si tratta della Filobus. No, aspetta, ha detto l'Omnibus. No, non credo. Arit, insomma, non me lo ricordo come si chiama questa grande casa filmografica. Ah, aspettate, ma... la Cinebus. Ah, ma ora non è variata campa scendata. Questa è questa cosa che sta cacciata una carta gialla. Dentro a quella carta ci stavano i 5 film e se la volevano tenere con loro per 4 anni. Tu appena hai sentito subito si sta aiuto un coppa all'Omnibus, è vero o no? No, Pasqua, quando ti voglio bene sono rimasta a fare. Io no, nostra figlia già sanguinata che ce ne viene, sì. Si dispargia la voce, una cosa che sta per nessuno a rovinare. E quella si deve sposare. Giusto, Pasquale, beh, giusto. Arrossà, ci voglio parlare in un momento. Bravo, parlaci te che sennò faccio un altro guai, Arrossà, Salla, sta mungendo la vacca, ma non cammina sempre a vado a fare una camminata a giovanile. Ma scuola, tu hai detto a Mugino. È stato lui a Mugino singolare. Che ha già sta sola, ha già parlato solo con mia figlia. Ma già si riesce a capire io padre o guaglione, già. Ma perché non mi vuoi dire a me? Ma perché? Ah, faccio parlare, scacca tra giù. A scogna, non ti caricare. Ma no, io ci faccio tutta la mano, ma che sono la rivoluzione, hai capito? Io non posso parlare perché quello non sta bene, gli ritengo che la roba andava, ti capisci? No, facendo venire i carabinieri, No, voi l'hai da considerare, Pasquale. No, sta attraversando un momento troppo brutto. Vabbè, non si fa questo, sta mangiando qualche cosa. Io, non le ho. E tra su di nascosto, intanto salumiere sta fatta bussarella e pane e salame. Ah, date, mi stai sta buono, pane e salame, tanto che parola la parte di sta mangiando. Don Leonardo, prima quando siamo usciti, ho telefonato a Napoli a mia sorella, sapete? Ha fatto pace pure con mio cognato. Ma non mi dici, sì, sì. Tutto a posto, tutto a posto, ci telefonate e mo me ne posso pure tornare a casa mia, io. Quando veniate? Viene. Ah, no, è Nicolina Uccellarca, sempre la fissa. Volete a me, io, Io qui Barricello, faccio parlare un momento, è cosa che riguarda una puta vostra. T'hanno mangiato uccello, con battito film ricciocco. Ma come te vengo, non mi preoccupate, un momento quando... Gli affisciate a fare quando andate a marcidire? E tu mi hai fatto freccia quando hai girato. Buonasera, buonasera, Luigi, come stai? Facendo la bocca rossa che poi essere veloce pure in parole. Oh, ma è bene, no Luigi, grazie, ma mo la capa non sta in capo. Tra sì, ma a parte di aspettarmi, che più tardi, verranno pure mamma e papà. Mamma e papà? Ma che dici? L'ho visto stamattina in mezzo al mercato. Ma non girate a faccia. Ma sì, devo sturicevimi, donna Leonò. Sono tutta felicissima e contentissima e a così spero di sentire anche di voi. No, veramente Luigi, quando ti voglio bene, guarda, oggi non abbiamo proprio la capa per fare questa ricevitoria. La parola
più dolce che mi potesse essere, sai qual è? Carmelina! Raccomani, che l'avete mandato proprio una spugliata. Senta, Anna Leonosa, vedi che pensa? Se Carmelina è una spugliatella, stesso vanno vicino a sto babà caso mio, e così facciamo una bella bottega di pasticcere. No, un momento, ma tu che mi vuoi far capire? Che fra te e Carmelina c'è stesso qualche cosa. Qualche cazzo c'è, ma che cazzo? Non scapuzia, che l'aspetto di un figlio, capite? Non parli di roba di chi è? Io sono il padre anonimo del bambino. Marona, non posso. Marona, ti chiamo proprio a farmi una ricerca da voi. Ma che si scusa? No, che ti ha scusato, quanto è bello. Io ti sto venendo da che ti ha fermo. Che ti tiro con gli metti. Ho più fame, ti sparo la prodità, non mi costringo. Noi mamma voglio sposare. Sono contenta, ma va in vita, ma sono da Carmelina. Sì, ci mangiamo il tuo. Ma che non si va a fare, c'è già la rivolta, la sfugliatella e la tua papà. Ma che cazzo, ti raccomando. Non correre, la gente che non mi ha corretto. Ah, e vince. Carmelina, guarda, che ti dà già la conferenza, ti parlano da poco, voglio pure la conferenza e la risposta. E che da gente? Mo' stiamo a luglio. Vabbè. O mesausto curato da venire. Che succede, o mesausto? O mesausto faccio l'anno, sono maggiorenne. Esca a libertà. Sì. E tempo mio, non sa tenere la maggiorenne manca a 50 anni. Però devo curarci, è figlio mio, non ci sta niente a fare. Uno stampa una misura. Caro Don Pasqua! L'avvocato Vanese, qual è l'onore? Raccomodato, l'avvocato. Che onore! Manca si fosse l'onorevole Coppolino. Io sono un avvocato squattrinato, un pagliette. Beh, se voi siete un pagliette, insomma, manca una coppola di carrettiere. Avvocato, non è che devo perdere, lasciate pacienza. Ah, ma anche io posso perdere tempo. Voi lo sapete che vostra figlia è di stato interessante? Ehi, interessantissimo. Tanto interessante che se ne sta interessando tutto il paese, compreso voi, vero? E voi sapete chi è il farabutto padre del nascituro? E se io sapessi stessa così avvocato, sto cercando a purare, non so... Calma, non agite mai l'impulso. In ogni occasione contate prima fino a 10 e poi agite. Non lo so, non me lo dice, mia figlia mantiene il segreto. Ma perché lo sapete voi, a stupiazzi da linguendo, sto meniendo che non so fare. Sono io. Oh, scusate, già. Pre. Poi, ma che sto dicendo? Andate fino a 10! Non ci avete tutti! Fino a 10! Uno, due, tre, quattro, cinque, basta! No. Facetemi un condono del 50%! Guarda, signori, pagliaccio, non può pagliaccio! Don Pasqua, io non sapevo di essere padre e oltretutto sono innamorato pazzo di Carmen! Mi chiamo Carmelino, qua Carmen, qua! Don Pasqua, i suoi avvocati, una certa ringa la devo pure qui! A lui farò la ringa? Di nuovo oggi, scusate! E perciò, idealmente, vi bacio 5 volte, quella giusta mano che 5 volte mi ha schiaffeggiato. E beh, mi hai smontato. Però, se non monesto, la vuoi sposare, giusto. E beh, onestà, guarda, poco hai da chiarire una cosa, da mettere a parte di una cosa importante. Mia figlia Carmelina si è sparticellata cucina d'oro. E né io né la madre ti possiamo garantire di poterla controllare. Ehi, quando suo marito la controlli io sono avvocato, tengo il polso di ferro. Bravo, ci pensa tu a farla passare sta fantasia. Tanto più che mo' andava in una signora che è venuta a Roma con ne fa 4-5 film, uno con Marlon Brando. Per l'amor di Dio, voi non firmate niente, mi raccomando. Ma ci ha firmato, sì, figlio. Io già leggerio tutte le clausole. Non ho capito, No, forse non mi sono spiegato bene, un po' qua. Avevano fatto un film sporco. Dove escono i film a nuro che dicono tutte quelle porcherie, capito? Ah, e che sta si tratta? E adesso sarà? E allora c'è una papà buona, chi se c'è una racchiola assai? Marona, tu lei. Ma non vi preoccupate, lasciate fare a me. Voi permettete un momento? Oh, Gesù. A giudizio, c'è il piantino in coppa di non avevo capito. E voglio cogliere due rose per l'offrire a casa. Sì, Faccio una mazzolina. Una mazzolina, che altro è che arriva? Sposa della prima che voce in madoga lo faccio mai, io sa, fa pure. Guardate la sto morte e fa, ma manca i soldi per accattare due caropano. Morte e fa. No, esce subito a capore, ma non Aspetta, non posso venire! Ma io già aspettato, io sto parlando, per scappare. Parla, dimmi che vuoi dire, vai! Non puoi venire, fai mettere che sta volta. No, dimmi, per scappare. Vai a chiamare Carmen. Vai a chiamare Carmen. Va bene, tu vai a chiamare Falafa. Impazziamo. Ah, ma sembra il momento questo. Ti devo parlare di una cosa molto importante. Sì, e allora è mamma tocca per chiato parla prima di tutte e due. No, un momento Pasquale, tu non sai quello che so io. No, tu non sai che quello che so. No, non lo puoi sapere Pasquale, quello è quello là che... non ti preoccupare, ci sta chiusando meglio di e meglio di. Sì. Sta là un coppo, signore. Sempre sia lodato. Sì, sempre sia lodato.
No, e guarda un po' che la combinazione, lo signore sta scendendo in mezzo a noi. Mamma mia, vieni, l'avvocato Panese. L'avvocato Panese, io. E so sapere chi è il padre del figlio di tuo figlio, lo conosce buono. Ah, ma allora te l'ha detto, Pasquale. L'ha detto, sì. Ma io questo ti volevo dire. Sì. Ma voi come lo sapete? Si vede che la figlia ha sprovignato il nome del farabutto. No, Pasquale, quale farabutto? Qua la cosa è seria. Adesso vengono pure i genitori. I genitori? Non vi preoccupate, state calma. Questo è possibile, ma solo in un senso. Che le anime sante ora sono certamente presenti qua, in mezzo a noi. Ma è successo qualche cosa? Ho un piccolo inconveniente, sono difunti. Che sono? Sono morti. Ma è che è stato un incidente stradale? Ma vuoi incidente stradale? Io no, guarda come vuole fare. Morsero, hai capito? Morsero! Morettero! Morettero! 10 anni fa! Ma scava, tu che stai dicendo? Voglio bene, sto zitto! Io l'ho già visto stamattina, io sono bricato! È sera che a San Pietro la mano da fare un po' che spesso, che stai con una capa, ma con un pietra spesa, ma tu no, mamma mia, guardala bene in faccia. Ma chi? Costoro è il padre del figlio di tua figlia. Sì, ma bella! Marone, che sei tu? È il padre, Il figliuolo lo spirito santo. Ma che è, Leono, ma che tu sei? Pascano, povero acqua. Ricci, sta Luigino del Bravo, lo sai, ma dici chi è? Ma non mi ha morto a me, Luigino del Bravo, io ho già sposato mia figlia. Ma allora, Leono, Ricci, permettete la parola? Guarda, Leono! Pascano, si è mascolo o ti mamma Rodolfo? Ma che stai dicendo, non ti capisco, ma che dici? No, per niente, sono cose di chiariello. Chi lo papà mi si chiama Freda? Ma noi che vogliamo facciamo Valentino. E papà c'è te che facessimo un Rodolfo Valentino. E Birro lo fa contento, e sa pigliare un picchiarino, che vai? Che dici da donna di allora, lo piace? Non lo so, ma sotto male, dai. Io no, a te ti piace? Pasqua, hai detto dritto che questa roba la dovevi buttare! Hai capito, no? Ma se per questo il momento di parlare di cinema dopo! Oh, posso sapere chi sto, non sono io, lo voglio sapere! E tu non lo vedi che sono insieme con l'avvocato? Forse sono di troppo, col vostro permesso io vado a salutare poco cuore mio. No, a salutare il cuore di Gesù. E devo... Mamma! Uè, aspetta, mamma, non posso venire. Un momento, non posso venire. Io sono stato un bravo. No, quello certamente si sarà pigliato cose. Si è femmina, non si discute, si chiama Leonora. Oggi, guarda, se questo è uno scherzo che stai facendo, hai sbagliato un momento e hai sbagliato un nome. Un San Biagio, ma allora poi non vanno niente niente ancora. Non si chiede. Né a Russia né America mi ha informato ancora di questo segreto mondiale che sei tu, ma pure. Non basta, caccia sto padre lo figlio e la figlia vostra. Ah, che sei tu? E voi! E Benedetto San Gennaro, ma io che so, saci già. Ma facciamo appiccicare a San Biagio a San Gennaro. Ma lui non sapete! Ma lo saci io, sapa mia moglie, o sapa mia figlia che si è andata sposata. No, no, non lo sapete buono. Lo sai tu meglio? Ehi! Chiama di militare. Non basta, o padre o figlio e la figlia vostra. Sta qua sugli attenti in alza buio! Stava faccio! Oh, Marone, ma che stai rinforzando? No. Non pazziamo che ti scassiamo! Carmine, esci qua fuori, esci. No, papà, scappa! No, Iam, chi va ad uscire? Come la tu? Aspetta, fammi dire una parola, Carmine, per le mamma, qua ti vogliono fare tutti quanti. Dio, mamma tua, chiedi se lui è il padre di tua figlia. E cannasacci! Carmine! Ma tu, a lune maggio, con chi hanno le mamme delle figlie? Quanti sono? Con tutto è tuo!
Ce la faccio a scuola, ce la faccio. Ma che a me? Ma nonna, a me mi avete acciso, vado. Mamma, che se capa? Ma hai acciso, che si spiega. Che scuola, che scuola. Che scuola. Mamma. E allora non ti ma faccio in due paesi nostri. Chi ne ha coraggio, guarda che vuoi paese non faccio, chi è tu? Papà, papà mio! Guarda venne, signori mascalzoni, guarda venne. Guarda venne, voi non avete nessun impegno, vi scioglia qualunque impegno, sciogli stesso che sono dopato. Figliamelo! Ah no, Pasquale, questa parola non la voglio sentire. No, vabbè. No. Va bene. Ma io non è che le do la soluzione. Ma sono inciampicati che i tempi d'oggi può succedere a qualunque ragazzo. Oh, ma chi sono tu? Asco, asco Filiberto tuo, l'ho rubato in fronte. E tu rammi una martellata, Filiberto, a cirma, per dire immagino. Ma è successo qualche cosa? E che è successo? È morta Carmelina. Dove era che sta dicendo? È morto Filiberto. È morto, Carmelina mia, è morto! Ma scusa, ma com'è possibile? È morto, è morto, è morto. Papà! Parola! È morto, dai! È morto, dai, si è riparata pure da avuto, per se mi, dai! È morto! Riparata pure da avuto! Lo volete sapere, sì, eh! Lo volete sapere, sapete tutto qua! E decidono a tutto il paese, Carmelina! O giri di papà su, non si può sposare perché non sa papà della creatura chi è. Pasqua, Pasqua, rabbi un vaso pronto. Sei pure tu. Fortunato, mamma, io no. Ma no, fortunato, ma pure tu. A chi? Prima voglio sposare. A Carmelina, io sono covato non figlio della figlia vostra. Ma no, Carmelina tre. Che sia la fine del mondo, ma Rosina arrivare, la fine del mondo, la fine del mondo. Ma è successo qualche cosa? Ho fatto qualche cosa che non va. Guarda. Guarda venne, facitemi sta carità, guarda venne. Guarda venne, lasciatemi solo, facete conto come se stesse vigliando un morto. Papà, io mi pigliavo il scimbo! Ma pigliate quello che vuoi, tu accirtami da bascio, soltanto tre. Dice, madonna, che tre, no, madonna. Va bene. La diva, a Roma parto la fuoco cinematografa con Mallombrata. Sì signora, perché io a vita mia non mi faccio in guaia nessuno. Uè, state zitte, capito? Azzicchi di cocullo la con coppa, poi. Uè, ma che ci tene, Biancaneve, e si risponde a un padre così, sì, come se quello fosse un padre normale. Quello è un padre normale, tene che la roba un capo. Scusate, posso prendere la parola? Ma no, ne faccio sui occhi. Ma insomma, avvocato, voi ci volete lasciare tranquilli, sì o no, io? Volevo ricordarvi che Don Pasquale ha pregato a tutto quanto i cenni. Io però la tanotto, ma già sono nato un nonno con un creatura in braccio. E diceva, disgraziato, chi sta figlio a te? Ma mo è meglio che me ne va, ah, se io sono sicuro che Don Pasquale faccia a cocca non rompa. Che rompa? A voi la faccia a me una da cosa. Allora me ne vado per cavoli, me ne esco con mia vita eterna. Maro. 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 Maro, tu ti devi prendere l'elicottero. Pasqua, se ne sono andati tutti quanti. Si è sciolto il corteo. Su vecchio indice ci accompagna nel periodo campo santo. L'ha avuto con me? Ornali o no, io me ne vado. Mamma mia, come ci dispiace. Io capisco la situazione e facesse qualunque cosa per aiutare. Lo so. Se avete bisogno di me,
Se avete bisogno che resto, disponete di questo scapolone. Ha un bene da fa. Capitevi. Filippetti, se vuoi scusare Carmelina. Grazie assai, Filippo, grazie, ma non è una cosa che possiamo accettare. Io non mi voglio tagliare la lingua, so. Beh, io mi faccio la valigia e me ne torno a Napoli. Non sa fa, dai, ci portate dolce e champagne. Ecco. È rimasto Carmelina senza i carmelitani. Vabbè. E come sta? Come sta? Ma come l'hai potuto fare tutto questo, mamma tua, come l'hai fatto, come l'hai fatto? Mamma, non lo saccio. Forse che sono a dispietto con la vita. Sto a dispietto con te, a dispietto con papà. Sto a dispietto che padano, con porca. Sto a dispietto pure con me stessa. Ah no, non ti sei scordata la macchia a Mustafa. E mo può essere contento, io una Carmelina. Il rispetto ce l'hai fatta buono. Io no, non rappresentammo niente più. Ma ce n'hai ma solamente fui po' scuola in questo paese. Tanto, dopo quello che ha fatto, che si vuole usare, gli lascio. Ma come potete essere a così cicciato? Ma non l'avete visto che ce ne stava una tre con Maccaro vicino a lui? Tre moschettiere. Tutti per una e una per tutti, tre moschettiere. Come si chiamavano quelli tre? Athos, Porthos, Aramis. Asca, ti scordate a D'Artagnan. Mamma mia. Ma state guardando a me? Sì, tenimmi l'occhio a retaga. Guarda, questo se ne deve andare, eh? Guarda come mi sono alzata, hai visto a mamma, guarda. Per favore se ne deve andare. Mamma, mamma, per favore, mi sento male. Maronna, ti sento male Carmelina. No, no, è falsa, mamma, per favore, visto come l'ha detto più orosa, non vuole Carmelina. Non è naturale, perché non è una cosa di pronto soccorso. Avanti. Andiamo, uscite, via. Gesù, e ma sotto su. E va. Yami, yami, gno. Ma siamo conto che domenica ne parlo. O non mi puliterà l'onore. E di se ne no, ha saputo che sta a mechino l'onore, ne vanno poco unissi. Vai, Carmelina. Ma l'amore accizza. Mannaggia. Posso trasire? Allora, tu sei D'Artagnan, non hai chiesto. Vai, mia moglie, non se lo sa vedere. D'Artagnan. Giovanni, guardami buono in faccia, quella aspetta un figlio e tu lo sai. È inutile, è inutile, è inutile. Può proverbi antico non sbaglia mai, proprio quando lui non scende non ci posso. Papà, a Carmelina era venuto lo svenimento mentre ripassava, perciò sono trasuto. A Carmelina? Ma non sta buono, se l'è passata, si è ripigliato. Sta buono, sta buono. No, no, figlio, giuro l'ho per Gesù Cristo che non ti serve niente. Papà, non ci serve niente. No, che ho fatto l'orinale, io vedo. Carmelina, Carmelina, ho stato appuntato e fanauti. Però Cicci, è lungo di coccia a trasire, Carmelina non si sente buono. Oh, Maronna! La nostra voglia si è ripigliata, oh, si è ripigliata. Sta meglio, sta meglio. A carcere e malattie si vengono cuore gli amici. No, Gigi, ma che fai, lo? E Carmelina, la Carmelina sta aspettando. Cammina, va sopra! Vai, sempre, maniera. E che vede una batteria scarica, ho bisogno della spinta. Giovanni, grazie pure tu, sì, no, vengo, papà. Gno, io sono figlio del signore. Papà mio era un barone e non batteva mai alla femmina. Giovanni! Sto venendo, papà, sto venendo. La voce del sangue. All'anno per i pappone mangia franca che sono. Se faccio le canonate. Con Leonò, grazie di tutti, me ne vado. Pasqua, mi raccomando, ma che stai per diventare coppa una? Non batti ciò? Non caccia la superbia? A capo, a capo, a capo! Beh, grazie di tutto, arrivederci, grazie! Hai capito, pure Filippetto, non batti ciò, non caccia la superbia.
Queste sono le masse magna franca, non ti sa dove roba pure. Oh, no, io no! Capire, no? Oh, no, io no! Guardate quanto sono bella! E chi mi manca? La moglie di così! A bambini! Hai capito? Se fosse morta ieri che lo maestro mi ha dato manco una roba. Polpolino di Daga, sì. Permesso? Pasquale Buttiglione. Onore, c'è su anche io, raccomandato. Onore, ma credo, non mi ricordo sì. Voi permettete, allora io voglio presentare mia moglie, Esposito Leonora. È un grande onore. Sì, scusa. Piacere, grazie per te. Per me. E come sapevate che sarei venuto? Ah, beato, la signora, se ti strate la misura mazza. Ah, dai, ma c'è pensa, allora arriva. Pasquale Buttiglione. Io sì, io. Per fortuna sono qua di passaggio per vendere dei terreni. Così mi ha telefonato da Roma un personaggio in alto loco, amico del produttore della prostituta, per chiedermi di intercedere. Ma ora, come compaesano, io devo tirare un po' le orecchie a tutte e due. Ma come? Noi abbiamo il piacere che su questo cocuzzolo di montagna, dove anch'io ebbi Natali, può nascere una stella, una diva. E voi vorreste rifiutare? Ma sa come la chiama Deris? La Gretina. Capite? La chiama la Gretina. E che si vuole di più? La piccola Greta Garbo. E voi rifiutate il bacio della fortuna? Dio mio, l'inflazione e i ladri hanno distrutto l'amore per il denaro. Non metti la lingua nemmeno davanti all'onorevole. Ma non si tratta solo di denaro, si tratta di onore. Onore? Buttiglione mio, questo è un paese povero, arido, umiliato. E non volete che sia onorato da una delle sue figlie migliori? Non volete che Rocca Letizia sia conosciuta nel mondo? Ma veramente sì. Oh, io Pasquale Buttiglione, vostra figlia non è più vostra, è di tutti noi, è di Rocca Letizia! No, ma lo hai sentito che ha detto l'onorevole? Vasco, io ho sentito, caro. Aspetta. Papà! L'assassino non ti giustifica, non dare a te. La colpa è mia, caccia fatta. Chi ti voleva essere onesto? Per carità, onesto a modo nostro, a modo cafone. Cristo, papà, che sei quando uno come me non è chiuso la scuola? Ma tu sei stato intelligente, hai capito subito qual è la strada, dove l'hai capito? Perfettamente. Va, papà, vattene a Roma, fatta la valigia, vattene. E non mi ci fa pensare, non mi ci fa pensare. Fa valigia? È addosso? Un marone! Se l'è preso Filiberto! No. Oh. Ma no, andiamo! Ma che valigia, valigia cara, non c'è bisogno, avanti, pensiamo a tutto dopo! E non mi ha accompagnato nessuno! Se posso avere il piacere, l'accompagno io stesso a Roma, con la mia mano! Su! Ma non lo sa! So venghi con te! Andiamo, andiamo, ragazzi! Congratulazione, Don Pasquale! Tante belle cose! Evviva la cretina! Bene, proprio questi momenti ce lo volessi noi uomini proprio. Buttiglione, ma sai che verite? Voi mi avete mandato niente di tutte cose. Ma poi se ne parla. No, non mi parla subito. Io mi fa accoppiare Mustafa che la cana mia della sede. Sì. Ma tu non viene all'io? Non è buono, mannaggia la morte. Ha già tuffato un cane che non monta. Ma come si può fare un massino di questa maniera? Una capa tanto niente. Quello è un cane capone. Io poi non sapevo che pure mi sa gli animali che si vengono. Ma capito, so. È capito proprio a me. Ma noi facciamo accoppiare Mustafa con tutto il rischio. Ma facciamo una razza. La famiglia di cane è tutto spesso. Cane, famiglia, ma insomma è possibile che tu non rispondi? Io non lo so, ma com'è possibile? Noi parliamo di Carmelina e quello si mette a fare del cane ricchione. E basta, pazienza, ma non piacere. Ma che parlano ma faccio i Carmelina, la stava andando non ci pensa più, io no, non ci pensa più tanto, oramai, quello che fatto è fatto. E vabbè, non ci pensiamo più, non ci pensiamo niente.
con le sue due peperoni. Mannaccia, poverone. Basta, io devo fare qualche cosa per scaricarlo, va bene? Vado dentro e faccio un bufato. Scusate, ma in una confusione mi ha portato la valigia di Carmelina. No, no, è meno da qualche parte, niente da qualche parte male. No, Pasqua, ma che dai stare? Come carato, ma è caro. La valigia la figlia mia... Ma che? Ma come legge questa valigia? Gesù, e chi sei buttata la pazza? Pasqua, la valigia è vacante. È vacante, la giusta. Allora stai chiuso una TV. Ma allora era solo una minaccia con gli spietti. Ah, Guaglione non voleva partire. Ah, Guaglione cercava aiuto. Ah, oh, no. Sì, non voleva partire, non faceva quello che ha fatto. Cioè, mi sono scorno in faccia a me e a te. Non mi ci fa pensare, falla per carità, non mi ci fa pensare. Tu o meglio tu scordo, non avevo tu scordo. Ma che cosa? O bambino, ah. Tre padre. Tiri bene, un bambino e tre San Giuseppe. E questo si vuole fare, l'avendo pregatore, dai caduto. E che hai fatto, non fa quello che hai fatto, che hai fatto? Io la tiro! L'hai fatto, sì? Sì! E si era per quello che si faceva male, che l'era preso? No, chi stava fatto, non fa male! E ora cominciate, ma... Qui, ma scappa, moriti! Ma lasciatelo, Filippo, voglio bene, lasciatelo, non ci devo fare che stavo fatto, che voglio fare? Dice mo che non tengo più sangue in vene, ma che non tengo più la forza. Ma immagineremo parola! Ma posso l'abbronato, sti po' parola? Ma volessi lavare tu, sì? No, Pasqua, io me la vado tu. A stazione vicino, ma piglio treno e me ne vado. No, io mi piglio. No, Pasqua, io mi piglio treno. O treno? No, io ci penso treno! E basta, ma non abbiamo parlato più, voi già stati. Dai Parigi che non abbiamo capito niente, nessuno di tutti e due, si vuole chiurare, la figlia mia non voleva farsi. Non voleva farsi. Non voleva più. Mamma mia, non ci vuole più, la figlia mia Leona. Asicano. A che ora ci saranno treno per Roma? E che ne sa io? Su, da parte. Andiamoci a pigliare il leone, ah. Come ne vede sca? La già fa una pariata mai lì. Andiamo a scagliare. Andiamo a casa, ma raccomando, la mangiamo sta fa. Andiamo a scagliare.